Ok, ragazzi, ecco la nuova anaconda su richiesta, con fermo della vasca differente, fisso, con pendenza studiata appositamente per lavorare con la pendenza della canalina giusta al 10-12%. La vasca, come potete vedere, è inclinata con una percentuale, e invece lo scarico della griglia è inclinata con un'altra percentuale. Qui abbiamo la vasca con il tappetino per attutire un po' i colpi, con l'incastro della pompa, l'incastro dei tubi che vanno nelle pompe, la griglia con la pendenza diversa dalla vasca, con il diametro di 1 centimetro rotondo, con una cosa molto interessante che sarebbe il fermo dell'acqua, il fermo della diga, che è praticamente è incorporato alla griglia, quindi questo, quando va giù, ferma a incastro praticamente l'acqua. Qui abbiamo i due fermi molto professionali in acciaio inox, indistruttibili, regolabili per quanto riguarda i tubi che devono andare a lavare il materiale dentro la vasca, e abbiamo appunto i due tiranti, i due perni dove si vanno ad incastrare direttamente nella canalina con la pendenza esatta. Il meccanismo di questa canalina è sempre il solito: qui metto il fermo per la griglia, per la rete double face con delle inclinazioni differenti da un lato e delle inclinazioni differenti dall'altro per pepite e per pagliuzze, il Manner Moss in polietilene molto resistente, indistruttibile anche lui, e poi abbiamo 3 salti anziché 4. Ho voluto optare per questa metratura perché non servono tanti salti per tenere giù la griglia, questi 3 sono sufficienti e sono 15 cm l'uno, quindi sono abbastanza resistenti. Adesso vi mostro invece come si smonta questo gioiellino di iBunker. È molto 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 semplice. Per prima cosa si tirano su i perni in questo modo, sia uno che l'altro, poi si dà una leggera inclinazione, viene via la diga e da qua semplicemente la spostiamo. In questo modo abbiamo la canalina praticamente che si può adoperare con un dragonfly piuttosto che in maniera semplice con la palettina, con i piedini o senza piedini. Per rimontarla è un attimo. Qui, come vediamo, abbiamo delle inclinazioni che ho fatto appositamente per non aggiungere nessun tipo di stoffa o di plastica o di metallo. Abbiamo già delle inclinazioni dove il flusso dell'acqua viene spinto all'interno senza perdere nessun goccio d'acqua. Per montarla basta infilare questi due perni nella loro sede in questo modo, posizionare questi due braccetti nel loro buco, molto semplicemente, uno e uno, due, e dare un colpo. In questo modo la canalina è posizionata in maniera perfetta, esemplare. Guardate la posizione, la stabilità
di questa canalina, cioè volendo, scusate, io gli vado sopra, non voglio rompere, non la voglio rompere, ragazzi. Quindi ragazzi, questo è un attrezzo veramente strong, perché vi mostro la potenzialità di questo attrezzo. Scusate. Voilà.